Servizi a sostegno ai minori disabili gravi e alle loro famiglie saranno attivati a Ribera grazie alle risorse assegnate al distretto sociosanitario. È l'assessore ai servizi sociali Davide Caico a illustrare i due avvisi che sono stati pubblicati. Noi abbiamo due avvisi che abbiamo inviato, sono degli avvisi che sono in favore dei disabili minori gravi che possono accedere le famiglie che hanno a casa dei bambini che sono in possesso della legge poi 104 nel comma 3 in quanto bambini con disabilità particolare grave. Dove possono accedere a due avvisi, uno che riguardava il caregiver, che riguarda un assegno di mantenimento per l'utilizzo di servizi per la famiglia stessa, e poi abbiamo un altro avviso importante che è stato poi finanziato dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, proprio il servizio Fragilità e Povertà, dove le famiglie possono accedere e scegliere. E di avere come opzione la figura dell'ASACOM oppure degli interventi assistenziali come la figura dell'OSA. Questi servizi vengono effettuati grazie alle risorse ottenute dal distretto sociosanitario di cui Ribera è comune capofila. Sì, siamo io con i vari incontri che ho avuto in assessorato siamo riusciti ad avere questi finanziamenti specifici per quanto riguarda interventi in favore sia di disabili minori che anche nel prossimo ci saranno anche gli avvisi anche per disabili gravi non minori. E poi sono riuscito anche a recuperare delle somme che sono state poi stanziate negli anni precedenti, anche nel 2018-19, che non sono state utilizzate e con l'assessorato siamo riusciti a recuperarle. E poi più avanti faremo anche degli avvisi per utilizzare queste somme. Sono interventi nel settore del sociale particolarmente importanti proprio per supportare le famiglie che vivono queste situazioni difficili. Sì, sono delle somme e dei finanziamenti che il Fondo Unico Regionale per la Disabilità e la Non Autosufficienza. Quindi alle varie regioni, tra cui come l'assessorato, il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, che servono nello specifico a dare una boccata d'ossigeno a queste famiglie che hanno dei minori gravi all'interno quindi del nucleo familiare, che possono sia avere una parte economica come il primo avviso che abbiamo inviato del caregiver, che anche dei servizi specifici con figure professionali, con un'assistenza specialistica che riguarda l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, sia nell'ambito scolastico che anche domiciliare. Questo è importante perché anche il bambino, dopo che esce da scuola, possiamo intervenire in favore di minori facendogli fare i compiti e quindi fare delle attività che la famiglia stessa quindi ha uno sgravio. Anche un'altra figura, abbiamo inserito interventi assistenziali come l'OSA che dà una possibilità di aiuto alla famiglia per la gestione del bambino. Quando pensa che potranno essere attivate queste misure? Allora, la scadenza della domanda è il 30 dicembre e all'anno nuovo quindi partiranno sia i servizi che anche il bonus, quindi la parte economica che possiamo dare alla famiglia, quindi già a gennaio si pensa che il servizio può partire.